Ciao a tutti e benvenuti al nostro nuovo tutorial. Oggi ci dedicheremo alla spiegazione della tecnica Moebius. Molti di voi mi hanno chiesto infatti di dettagliare meglio perché si utilizza questo tipo di lavorazione, cioè questa lavorazione fatta con un cerchio infinito che ci permette di lavorare in modo simmetrico partendo dal centro e allungandosi verso l'alto e verso il basso contemporaneamente. In questo caso io ho utilizzato sia colori differenti che si alternano sia punti differenti. In questo modo è veramente molto evidente come sia comodo utilizzare questa tecnica quando si vogliono mixare in modo simmetrico sia colori che punti. Questo video è fatto in modo un po' particolare perché in una prima parte vi spiegherò che cos'è la tecnica Moebius, in una seconda vi darò una panoramica generale di quello che è il punto fondamentale di questa tecnica, ovvero il primo giro, perché impostando il primo giro diventa tutto facilissimo, e poi per chi volesse seguire proprio esattamente questo scaldacollo con questa alternanza di punti, ho fatto un pezzo finale in cui vi spiego giro per giro come ottenere questo lavoro. Per questo scaldacollo abbiamo utilizzato l'uncinetto 4,5 e un filato medio. Abbiamo utilizzato in particolare 125 grammi di lana, che corrispondono a circa 350-370 metri di lana. Vi spiego la tecnica con un piccolo esempio in scala ridotta. Guardate, io ho messo il marcapunti sull'ultimo giro eseguito. Se cammino lungo questo giro, vedete, proseguo, arrivo dall'altro lato rispetto al marcapunti, guardate, senza mai staccare il dito, perché in realtà io sto camminando sullo stesso lato, anche se non me ne accorgo. Se continuo, vedete, non stacco mai le dita della mano sinistra, mi ritrovo esattamente dove avevo il marcapunti. Questo incrocio che abbiamo sul davanti, che è proprio questo cerchio infinito, ci permette la lavorazione partendo dal centro. Ovvero, che cosa succede? Quando noi vogliamo lavorare in modo simmetrico, in questo caso ho utilizzato due colori differenti, devo, se parto dall'alto verso il basso, ricordarmi esattamente la sequenza. Con la tecnica Moebius invece si parte dal centro. Per la lavorazione del collo, che abbiamo visto in anteprima, sono state avviate 120 catenelle per raggiungere 70 cm di circonferenza. In questo caso, visto che devo solo spiegarvi la tecnica, lavorerò su un campione ridotto, così l'esempio sarà anche più veloce ed immediato. Una volta lavorata la catenella della lunghezza desiderata, dobbiamo chiuderla a cerchio con una maglia bassissima. Facciamo una catenella in questo caso, perché il mio primo giro è a maglia bassa, altrimenti farei 2-3 catenelle se lavorassi con dei punti più alti, e proseguo tutto il giro entrando semplicemente nella catenella, in ciascuna delle catenelle, lavorando a maglia bassa. Quindi entro, aggancio il filo e chiudo, e lavoro a maglia bassa per tutta la circonferenza fino alla fine del giro. Arrivati alla fine del giro, quando ho eseguito tutte le maglie basse, normalmente dovrei entrare sotto la prima maglia e chiudere con una maglia bassissima il giro stesso. In realtà, con la tecnica Moebius, per creare questo cerchio infinito, questa lavorazione infinita, non faccio questo, ma bensì cosa faccio? Prendo l'inizio del giro, ruoto di 180 gradi dal lato verso il basso, quindi questa è la maglia che dovrei lavorare, non la lavoro, la giro al contrario, vedete, la ruoto in modo che il filo di avvio sia sopra e non sotto. Dopodiché entro sotto questa parte della catenella, la parte sottostante della catenella di avvio, e lavoro ancora a maglia bassa. Proseguo tutto il giro lavorando sempre a maglia bassa, ovvero lavorando lo stesso punto che ho lavorato all'inizio,
tutto il giro, quindi io lavoro la catenella sia da un lato che dall'altro, perché quando entro nella catenella all'inizio lavoro metà della catenella. Ruotando io riesco a lavorare sul lato posteriore della catenella stessa. Vedete, sto creando un nuovo giro. Vi faccio rivedere come funziona la tecnica. Arrivati alla fine del giro, invece di chiudere, cosa faccio? Guardate, molto semplicemente ruoto dall'alto verso il basso ed entro a lavorare la parte posteriore della catenella. Lavoro il dietro, molto semplicemente, e faccio tanti punti quanti ne ho fatti nel giro precedente. Che cosa significa? Che se io ho avviato 80 catenelle, quando continuo il giro, perché questa è semplicemente la continuazione del primo giro, non lo possiamo chiamare secondo giro, ma continuazione del primo giro, io lavorerò da questo lato altre 120 catenelle. Questo che cosa succe farà succedere? Che per ogni giro ora noi non lavoreremo più le 80 catenelle di avvio, ma ne lavoreremo 160. Quindi ogni giro è fatto dal doppio delle maglie del giro di avvio. Arrivo alla fine lavorando l'ultima maglia bassa, vediamo dove finisce, dove c'è il giro di avvio, quindi ne lavoro un'altra, però a questo punto mi conviene mettere un marcapunti, giusto perché mi possa rendere conto di quando finisce ogni giro. Questo è il punto in cui metto il marcapunti. Aspettate, finiamo. Ecco qui. E questa è l'ultima maglia. Che cosa succede ora? Mettiamo il marcapunti. Che ho eseguito il doppio delle maglie. Ora posso anche cambiare lavorazione. Devo semplicemente chiudere. In questo caso chiudo il giro e se voglio lavorare a maglia alta, avvio 3 catenelle e lavoro ogni punto a maglia alta. Magari faccio una lavorazione alternata, maglia alta, catenella, quindi salto una maglia, maglia alta, catenella e proseguo per tutto il giro. Potete notare che a un certo punto mi troverò dal lato opposto del marcapunti, quindi dove ho il marcapunti ho di fatto terminato il giro precedente e poi ho iniziato la lavorazione a maglia alta. Scorrendo con il dito, come ho fatto nell'esempio in anteprima, mi ritrovo a metà del giro dal lato opposto del marcapunti, ma non sto chiudendo un giro, di fatto sto lavorando un giro intero fatto del doppio delle maglie, quindi lavoro contemporaneamente a destra e a sinistra. Arrivati alla fine, quando avremo raggiunto nuovamente il livello del marcapunti, sarà ancora più chiaro che cosa intendo quando dico che lavoriamo in modo simmetrico da un lato e dall'altro. Guardate, sono arrivata all'altezza del marcapunti e posso chiudere il mio giro quando lavoro l'ultimo punto. Ecco qua. Lo vado a chiudere, lo vado a lavorare proprio chiudendo nella terza catenella di avvio del giro, quindi chiudo normalmente perché solo nel primo giro faccio quella cosa della rotazione del primo giro. Invece dopo lavoreremo tranquillamente tutti i giri normalmente, soltanto che si viene a creare questa parte centrale ad incrocio che rappresenta l'anello infinito. Iniziamo ora la spiegazione dello scaldacollo che abbiamo visto in anteprima. Ho lavorato su base 2, quindi multiplo di 2, per 120 catenelle. Ho lavorato a maglia alta, quindi questo è un esempio in cui vi faccio vedere come si lavora con la maglia alta. Ho fatto tutto il primo giro, come potete vedere qui ho le 3 catenelle iniziali, ruoto la lavorazione, quindi il filo d'inizio sta sopra. Cosa faccio?
mi vado a intersecare esattamente nella prima maglia e vado a lavorare direttamente una maglia alta. Questa è la numero 1, proseguirò per tutto il giro. Vedete, sotto la maglia alta corrispondente nell'altro giro, duplicando quindi il numero delle maglie. Io ho lavorato 120 maglie per questo scaldacollo. Ne lavorerò ora altre 120 che saranno, rappresenteranno sempre il primo giro e quindi diventeranno 240 maglie per ogni giro. Ho iniziato col bianco, maglia alta, proseguirò poi con un altro colore per farvi vedere meglio il discorso della simmetria. Andiamo avanti fino alla chiusura del giro. Ho lavorato le ulteriori 120 maglie finendo in questo punto. Vedete che il lavoro dove l'ho iniziato, dove ci sono le 3 catenelle iniziali, me lo trovo sul basso. Che cosa faccio? Rigiro il lavoro, quindi rimetto il filo d'inizio verso il basso e a questo punto, finalmente, dopo aver in sostanza eseguito 2 giri, posso chiudere entrando nella terza catenella proprio di avvio del primo giro. Ora ho chiuso, questo rappresenterà il centro, il punto centrale del mio scaldacollo che crescerà in parallelo sia verso l'alto che verso il basso e posso anche cambiare colore proprio per farvi vedere com'è l'effetto simmetrico quando abbiamo 2 o più colori. Da questo momento in poi non avrò più bisogno di ruotare perché lavorerò direttamente i 2 giri che ora sono diventati uno in sostanza, senza più bisogno di fare particolari manovre perché il lavoro verrà da sé nell'ordine così come lo abbiamo creato, quindi avremo un giro da 240 maglie. Ora inizio il prossimo giro, cambio colore, faccio un cappiolino per comodità, ecco il grigio. Non taglio il filo perché dopo lo dovrò riprendere e faccio 3 catenelle iniziali per fare una maglia alta. Ora faccio un giro a maglie alte prese dietro per creare un effetto un po' particolare. Allora, filo sull'uncinetto, entro, vedete, vado dietro il lavoro con l'uncinetto, sbuco davanti attraverso la maglia. Aggancio e chiudo come una normale maglia alta. Vi faccio vedere un'altra volta. Filo sull'uncinetto, vado dietro con il filo sopra, sbuco sul davanti attraverso la maglia, quindi ho l'uncinetto che si vede e la maglia che sta dietro. Aggancio il filo e chiudo come una normale maglia alta. Ancora, filo sull'uncinetto, entro da dietro attraverso. Aggancio il filo, così in orizzontale me lo trasporto e chiudo come se fosse una normale maglia alta. Proseguo per tutto il giro. Vedrete che lavorando vi troverete in modo naturale, senza fare particolari accorgimenti, alla fine del giro, quindi in questo punto dove dovrete chiudere come normalmente si chiude un giro e potrete nuovamente cambiare colore. Ora io farò un giro di maglie alte prese dietro con il grigio e dopo rifarò un altro giro sempre di maglie alte prese dietro con il bianco. Dopodiché ci rivedremo per iniziare a vedere che effetto fa questo tipo di lavorazione. Alla fine ho realizzato 3 giri con colori alternati di maglie alte prese dietro che dall'altro lato vengono maglie alte prese avanti. Vedete? Questo è il punto centrale del nostro scaldacollo. Saliamo contemporaneamente da un lato e dall'altro e i 2 punti sono differenti perché dove abbiamo l'incrocio, ovvero dove si viene a creare il cerchio infinito, naturalmente il punto si inverte. Proseguiamo ora la lavorazione cambiando punto. Io continuo con il colore grigio ed inizio lavorando 3 catenelle, dopodiché filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto e aggancio il filo come per fare una maglia alta, ma lo allungo. Ancora proseguo entrando nuovamente, agganciando il filo e tirando su per avere la stessa lunghezza. A questo punto chiudiamo il tutto
Facciamo una catenella di chiusura e una catenella di separazione. Filo sull'uncinetto, saltiamo una maglia di base e nella successiva andiamo a ripetere un punto allungato. Manteniamo per evitare che si accorci, un secondo punto allungato e ancora un terzo punto allungato. Chiudiamo il tutto. Facciamo una catenella di chiusura ed una di separazione. Ancora filo sull'uncinetto, saltiamo una maglia di base. Nella successiva facciamo 3 punti allungati. In questo modo entriamo, agganciamo il filo e li fermiamo. Agganciamo il filo e fermiamo questi altri punti. Ancora agganciamo il filo e fermiamo il tutto. Chiudiamo. Una catenella per fissare e una per distanziare. Ancora filo sull'uncinetto, saltiamo una catenella di base e sviluppiamo della stessa lunghezza altri 3 punti allungati. Chiudiamo, catenella per fissare e catenella di separazione. Proseguiamo per tutto il giro in questo modo, dopodiché vi farò vedere come cambiare colore e come fare questo punto negli spazi con il colore bianco per il prossimo giro. Sono arrivata alla fine del giro, lavoro il mio ultimo punto puff, chiudo con una e due catenelle, poi entro nella terza catenella di avvio del giro e chiudo con una maglia bassissima. Questo punto devo tagliare il filo perché se volessi portare con me i vari fili si vedrebbe troppo il distacco tra un giro e un altro. Vedete, ho tagliato anche il filo bianco in modo da renderlo invisibile. Lo posso fissare, poi dopo lo fisserò meglio per evitare che si veda. Ora riprendiamo la lavorazione con il filo bianco facendo un cappiolino. Ed iniziamo, possiamo iniziare in questo punto, in un punto qualsiasi, ma iniziamo dal centro, quindi entriamo sotto il buco, agganciamo il cappiolino e facciamo le 3 catenelle di avvio del primo giro, del primo punto. Dopodiché lavoriamo 1 e 2 punti allungati, chiudiamo una e due catenelle, poi provvederemo a nascondere questo filo d'inizio e sempre all'interno di questo buchino andiamo a lavorare i punti, i 3 punti allungati che fanno il punto puff. Chiudiamo 1 e 2, passiamo oltre, quindi 1, 2, 3 punti allungati. 1 e 2 catenelle e andiamo così a lavorare tutto il giro. Dopodiché farò un altro giro con il grigio, un altro giro con il bianco, sempre in questo caso staccando il filo, altrimenti il passaggio da un colore all'altro in ogni giro diventerebbe troppo evidente. Ci vediamo quando avremo eseguito tutti e 4 i giri di punti puff. Abbiamo ora finito anche i 4 giri a punto puff. Come potete vedere, sono cresciuti simmetricamente sia dal lato alto che dal lato basso del nostro scaldacollo. Proseguiamo ora un ulteriore giro. Io ho utilizzato il filato bianco facendo delle maglie alte. In particolare, facciamo una maglia alta al centro tra i 2 punti puff e una sopra il punto puff successivo. Un giro molto semplice che possiamo chiamare di raccordo, che prevede una maglia alta tra i 2 punti puff e una maglia alta sopra il punto puff successivo. Arrivata alla fine del giro, chiudo con una maglia bassissima, dopodiché vado a fare 3 catenelle partendo però dal centro del punto e tra ciascun punto e l'altro faccio una maglia alta, quindi vado a lavorare tante maglie alte, però entrando nel buco che si viene a formare tra una maglia alta e l'altra. In questo modo. Dopo aver fatto questo giro
di maglie alte che si vengono a lavorare tra una maglia alta e l'altra, farò un giro a punto gambero che ho spiegato già tante volte, che mi piace come punto per rifinire il lavoro e il nostro scaldacollo sarà praticamente finito. Ed ecco il nostro scaldacollo Möbius finito con la rifinitura a punto gambero e questo caratteristico nodo centrale che rappresenta proprio il cerchio infinito che abbiamo spiegato. A questo punto non resta che salutarvi, sperando che il lavoro vi sia piaciuto. Vi aspetto ai prossimi video e mi raccomando, sosteneteci con un mi piace e iscrivetevi al nostro canale attivando la campanella. Buon divertimento!